buongiorno. Lunedì 18 maggio abbiamo iniziato i lavori di restauro della chiesa di Osmate. Inizialmente riguarderanno la zona dell'altare. Ma dovendo mettere mano a questa chiesa, abbiamo guardato bene anche tutti gli affreschi e ci siamo accorti che un affresco della volta ha un significato di grande attualità. Raffigura San Carlo che invoca Maria al tempo della peste. San Carlo si trova su una nuvola, Maria si trova su un'altra nuvola, sotto di loro c'è la rappresentazione del Lazzaretto con tanto di monatti che portano un appestato e in un angolo c'è una scena molto delicata di una donna con un bambino che ricorda l'episodio manzoniano della madre di Cecilia con tutta la sua umanità e con tutta, direi, la sua carica di affidamento alla volontà di Dio. Ma perché è di grande attualità? Perché questo affresco è stato dipinto, dice il cronicon della parrocchia di Osmate, nel 1918 da Giovanni o Gaetano Calcaterra, pittore di Cuggioli. E nel 1918 c'era un'altra epidemia, l'epidemia della spagnola, che fece allora 50 milioni di morti su una popolazione mondiale di 2 miliardi di persone. Il popolo di Osmate ha sentito allora la necessità di invocare Maria, facendo memoria dell'invocazione di San Carlo che invoca Maria per ottenere la guarigione dalla peste. Ecco, anche noi oggi siamo in un tempo di epidemia, il Covid-19, e questo affresco ci ricorda che anche noi ci dobbiamo affidarci all'intercessione dei santi e all'intercessione della Vergine Maria per superare questa pandemia. Con tanta umanità, quella che è stata raffigurata nella madre che accoglie tra le sue braccia un bimbo, e con tanto affidamento alla volontà di Dio, quell'affidamento che è stato di San Carlo, che è stato di una lunga serie di santi nella storia della Chiesa e che deve essere anche il nostro affidamento. È con questa umanità, con questa solidarietà e con questa capacità di affidarci alla volontà di Dio che tutto potrà andare bene, tutto potrà migliorare e noi, dopo questa epidemia, diventeremo certamente migliori. Buona giornata a tutti e se vi capita di passare per Osmate, venite a vedere questo bell'affresco. Buona giornata.